bastone. Agagagagra. Bastone scappi davanti, saltami in testa, tiro, gol! Gol! Bastone, gol! Bambini, ho segnato di testa! Una figa a zero, fighetta al centro! Allora, siamo qui su un video speciale. Un video con un cromosoma in più. No, ma questa, guarda questa! Questa la dovete sentire, madonna smaialona! Questa la dovete sentire perché io avevo le budella che mi stavo strozzando. Mi sono fatto un taglio sulla pancia, ho preso le budella e mi stavo strozzando. Mi volevo suicidare! Cioè, ma dovete sentire questa. Sentite questa, eh? Guardate qua. EA preferisce innovare che rifare. Parola di Peter Moore. Capito? Allora, questo uomo qui, questo bell'uomo, fa parte della EA, della categoria EA, no? Electronic Arts, che fa i giochi di FIFA. Ok? Perfetto. Allora, sentite cosa ha detto. Sino a qualche anno fa, EA era tristemente famosa per la serializzazione di videogiochi e per essere poco coraggiosa nel proporre nuovi titoli, preferendo crogiolarsi nella sicurezza dei nuovi capitoli a cadenza annuale. Vediamo, forse si parla di FIFA, eh? Fortunatamente, da tempo ha cambiato approccio e ha allontanato da sé l'immagine negativa che aveva fornito a tal proposito. Fa invece sorridere che altri publisher, che sono stati anche coraggiosi in passato, ultimamente si stiano concentrando sul remake e remaster in alta definizione, invece che proporre nuovi titoli sulla nuova generazione di console, capito? Questo qui che ha fatto FIFA fino ad oggi sta dando del cornuto all'asino. Agli altri publisher, capito? Questo qua ha fatto EA tutta la vita, andrà avanti a fare EA, però dal nel cornuto all'asino. Ma andiamo avanti, eh? Andiamo avanti. Un approccio che non convince Peter Moore, co-co-co-co-te di EA, secondo il quale, sentite cosa ha detto, Madonna sviolinata, e come pubblicare qualcosa a tutti i costi perché hai finito le idee. Con FIFA invece no, le idee proprio sono spiccano. Yuhuu! Noi siamo una compagnia che preferisce guardare in avanti. Tutto sommato, capisce anche il perché alcuni si concentrino sul remake dei classici. Sentite cosa dicono adesso, perché io volevo morire! Per molte aziende sono solo un modo per incrementare i fatturati, si tratta di IP già presenti, quindi costano molto meno che realizzarne di nuove. Noi non vogliamo farlo, capito? Lui, che è nella EA, che fa ovviamente anche i giochi di FIFA, lui non vuole fare così, lui vuole innovare, capito? Perché con FIFA invece, mica le innovazioni, cazzo, abbiamo la nazionale femminile quest'anno, Cioè io lo andrei a comprare subito, Ma subito! Andiamo a comprarlo subito, Oggi, subito, andate a prendere 50 euro della nonna, glielo rubate nella pensione, andiamo a comprare subito. Capito? Ma avete capito la follia mentale? Ma, scusate, ma sono io che sono impazzito o è il mondo che va fuori di testa? Come fai a dire... Vogliamo innovare che hai cagato FIFA dal 2000, anzi da molto prima, fino e ancora ogni anno caghi fuori sto cazzo di FIFA. Allora, vuoi innovare? Te la do io un'innovazione. Vuoi innovare veramente? Fai FIFA, ma ne fai uno ogni 2 o 3 anni. E soprattutto lo aggiorni con la patch, adesso tutti hanno le linee, anche il mio cazzo di cane ha la linea. Lui nella sua cuccia ha la DSL, con cui chatta con le altre cagne. Allora, fai un FIFA, cazzo, che ti dura 3 anni, aggiorni le rose 2 volte all'anno, perché il mercato è, ovviamente, quello estivo e quello di gennaio, basta, finisce! Se vuoi aggiungere qualcosa, lo metti nella patch, e non fai, il calcio femminile, cazzo, hai messo 2 tette finte, e pixellate, hai fatto le donne, ma che cambiamento! Cazzo, non puoi dire ste robe! Come fai a dire ste robe? Sei un malato mentale! Cazzo, ma guarda, veramente, adesso vado a farmi una camomilla. Aspetta che chiamo la mia fidanzata. Amore, vieni, amore, vieni che mi devo coccolare. Oh, ma Dio, come sei bella, madonna, quanto sei bella!
Madonna, quanto sei gnocca! Ragazzi, ognuno fa quello che può! Tanti like per Capobassone! Agagagagra!